Complimenti, perché ti sei fermata e al confine tra la finale e la sconfitta, però sei stata veramente una regina, sei stata bravissima, ma questo, come capita spesso nella vita, non è bastato, non basta l'impegno, non basta alle volte mettercela tutta. E adesso vogliamo però scoprire chi sei. Avete avuto tutti, veramente, io di più di così non ve ne potevo dare, tutti gli indizi possibili, dall'inizio della puntata. Non facciamo altro che riempirvi di indizi. Per l'ultima volta vi chiedo di scrivere un nome sulle vostre lavagnette per decidere chi si nasconde sotto Meusa Duchamp. Si nasconde sotto Meusa Duchamp. 15 secondi a partire da ora. Secondo me, comunque, è stato anche un rapista, che quindi con la stazza potrebbe starci, no? Anche perché potrebbe essere. Anche se li camuffano con queste dimensioni di sti abiti, non si capisce se uno è magro, grasso. E che piccolino. E così fatto anche. Io ho fatto una cagata. È un po' tozzo, quindi ci sta anche. Potrebbe essere. Però. Allora girate le vostre lavagnette. Allora, che cosa? Chef Rubio. Chef Rubio. Sì. E noi ci hanno ispirato, ispirato. Anche voi. L'abbiamo copiato. Abbiamo spudoratamente copiato. Benissimo, però ci poteva stare, dai, il campo. Quindi questa è un'ipotesi, però, cari indagatori del Glitter, come sapete, però a questo punto c'è una grande opportunità speciale. Si tratta di un golden lipstick, un rossetto d'oro che vi dà la possibilità eventualmente di non svelare Meusa e di mandarla direttamente, udite, alla finale. Voi volete in questo momento svelare l'identità di Meusa oppure fare sì che possa accedere direttamente alla finale, alla quinta puntata? Siamo in pareggio. È un pareggio, quindi sì. Dovete fare una scelta. Vi siete già consultati? Mi prendo io la responsabilità. D'accordissimo. Bravo. Allora, possiamo serenamente e fermamente dire che Meusa Duchamp possiamo serenamente e fermamente dire che Meusa Duchamp andrà direttamente in finale. That's incredible! Drag barbuta, sempre piaciuta, ritirati immediatamente nelle tue stanze.